C'è grande attesa per il debutto in Team Cup all'Adriatico col Mantova, ma a tenere banco è sempre il mercato. Servono ancora quattro pedine, un esterno d'attacco, una mezzala, un difensore centrale e un terzino sinistro. In attacco, come già sottolineato, ci sono tre giocatori che prediligono la fascia destra: Galano, Cisco e Marras. Quest'ultimo è destinato a cambiare aria. A sinistra c'è solo Di Grazia, anche se Zauri sta impiegando su quella fascia Brunori, che in realtà si adatta per esigenze, ma non è un esterno. Ad oggi Sottil, principale obiettivo, non sembra in uscita dalla Fiorentina. Stojan ha perso quota, Ragusa non convince, Di Gaudio percepisce un ingaggio fuori portata, 500.000 euro netti. Se il Verona partecipasse si potrebbe aprire uno spiraglio. Baraj invece non è stato mai trattato. Centrocampo, tutto dipende dalle condizioni di Tabì. Non si conoscono entità e natura dell'infortunio. Melegoni sarà pronto entro la fine di settembre. Per Ciacev ci vorrà più tempo. Manca una mezzala fisica che, come si dice in gergo calcistico, strappi e cambi passo. Al momento in rosa out Tabì non c'è un elemento che abbia peculiarità analoghe. Servono inoltre un centrale di difesa e un terzino sinistro. In totale, insomma, quattro pedine per innervare e completare l'organico. Intanto domani, come si diceva in apertura, il debutto in Team Cup all'Adriatico col Mantova, compagine di Serie D ma capace di espugnare storia di domenica scorsa il campo del Siena. Recupera Vincenzo Fiorillo, neocapitano dei biancazzurri. Ai margini l'infortunato Crecco e Maniero, ancora in ritardo di condizione. Gara secca, in caso di parità previsti supplementari e eventualmente i calci di rigore. Se il Pescara si qualifica, probabilmente in incrocerà l'Empoli del grande ex Leonardo Mancuso, che se la vedrà in casa con la regina. Wow.